a tutti, sono Martino Mombrini dei Samsung Italia all'IFA di Berlino. Oggi presentiamo per la prima volta i nuovi Smart PC di Samsung, questo in particolare è lo Smart PC serie 5 che verrà lanciato sul mercato italiano a fine ottobre con il lancio di Windows 8. Come possiamo vedere sullo schermo abbiamo già Windows 8 preinstallato. La cosa particolare di questo prodotto è ovviamente il fatto che la parte superiore, quindi la parte dove abbiamo il cuore della macchina, quindi il processore, la RAM, il disco, lo schermo, eccetera, si distacca dalla parte inferiore, dalla docking station, quindi può essere utilizzato come un tablet a tutti gli effetti. Quindi possiamo muoverci all'interno delle applicazioni di Windows 8, come potete vedere scrollando dal lato sinistro dello schermo, oppure tornare sulla nostra nuova interfaccia start, l'interfaccia metro, dove abbiamo tutte le applicazioni presenti sul PC. Ovviamente una volta tornati a casa lo ridocchiamo sulla docking station, ovviamente avrà la sua tastierina, due ingressi USB, uno sul lato sinistro, uno sul lato destro, quindi possiamo connettere un mouse, una pendrive, un replicatore di porte e quindi utilizzarlo come un PC a tutti gli effetti. Tablet di per sé abbiamo già parecchi ingressi, perché abbiamo un USB sulla parte superiore, abbiamo un ingresso micro SD, l'ingresso per la SIM 3G e l'ingresso micro HDMI sul lato sinistro. Ovviamente anche l'alimentazione sul prodotto stand alone, quindi può essere alimentato sia da solo che quando è dotato alla tastiera. Il dispositivo è anche dotato di una penna digitale che poi si inserisce nel retro quando lo portiamo in giro. Come vedete è dotato di S-Note, quindi con lo stesso tipo di software che abbiamo per esempio sul Galaxy Note o sul Galaxy Note 2, e mi può servire per prendere appunti, per salvarli e poi mandare per esempio email ai miei amici o utilizzarli per lavoro. Come dicevo, la disponibilità sarà da fine ottobre con il lancio di Windows 8. Questa piattaforma in particolare monta processore Clover Trail Intel, 2 GB di RAM e 64 GB di disco allo stato solido. I prezzi partiranno intorno ai 699 euro a salire in base alle configurazioni.